Signore e signori, benvenuti in questa nuova puntata con Super G, che sono sempre sei io. Sempre tu. Sempre io, non cambio mai. Stesso grembiule, ingredienti diversi, nuova ricetta. Oggi andiamo a preparare insieme le rose del deserto con uvetta e gocce di cioccolato fondente. Adesso vediamo un attimo tutti gli ingredienti che ci serviranno. Partiamo, vabbè, dai due protagonisti che sono uvetta, che ho già messo a bagno, e le gocce di cioccolato fondente. L'uvetta l'ho bagnata con acqua, ma si può bagnare con latte, si può bagnare con il caffè, con quello che meglio preferite. Se volete anche qualcosa di un po' più sfizioso, potete bagnarla anche con il maraschino, il whisky, qualcosa di un po' più strong, dolce, diciamo. Esatto, anche. Detto questo, gli altri ingredienti che ci servono sono lievito, zucchero vanigliato, ovviamente i cereali, zucchero, perché ovviamente le gocce le ho già dette, le uova che stanno sudando anche loro, farina e burro. Quindi andiamo al nostro boccale del Bimby e iniziamo a prepararle insieme. Via! Quindi iniziamo con lo zucchero? Esatto, che è il nostro primo ingrediente. Il Bimby ci dice 150 grammi, ma ormai, come già sapete, noi andiamo un po' più cauti e ne mettiamo un centinaio di grammi, non di più. Comunque poi trovate tutto in descrizione, tutti gli ingredienti, la ricetta completa con effettivamente le nostre dosi. Esatto. Passiamo alle uova, quindi due uova. Una e due. Voilà, posizioniamo ora il nostro coperchio, il nostro misurino e avviamo il Bimby per un minuto a velocità 3. Quindi tra un minuto vediamo il risultato di appunto questo montaggio di uova e zucchero. Quindi dopo questo minutino, questo esatto, è il risultato, ovviamente sono state montate le uova con lo zucchero e andiamo ad aggiungere 250 grammi di farina. Prendiamo quella che avevamo prima, già aperta. Esatto. Proseguiamo con i restanti grammi per arrivare fino a 250. Esatto. Adesso siamo arrivati al momento del burro. Esatto, che deve però essere morbido, mi raccomando. Quindi in teoria ne servirebbero 200 grammi, noi andiamo con qualcosina in meno, altrimenti diventano troppo 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 burrosi. Quindi noi ne mettiamo solitamente circa 175, esatto, grammi. Comunque ripeto, come già sapete, è tutto in descrizione. Esatto. Poi proseguiamo con una bustina di lievito e una di zucchero vanigliato. Quindi facciamo scendere un attimo il lievito. Intanto vi faccio vedere dentro. Eccolo qui, cosa sta venendo fuori. Perfetto. E una bustina di zucchero vanigliato. E anche quella è fatta. Perfetto. Posizioniamo ora il nostro misurino. Un minuto, velocità 6. E via. Perfetto. Vediamo come è uscito l'impasto, giusto? Esatto, quindi sì. con tutto dentro, guardate. Voilà. Qua. Questo è l'impasto. Perfetto, andiamo ora ad aggiungere l'uvetta strizzata, quindi andiamo a strizzarla alle gocce di cioccolato. Ah, ecco, mancavano quei due, esatto, quei due. I due protagonisti. Esatto. Andiamo ad aggiungere al nostro composto l'uvetta strizzata, ovviamente. Ok, circa 50 grammi, poi io abbondo sempre un pochino. E nella nostra versione di biscotti rose del deserto aggiungiamo anche qualche goccia di cioccolato fondente, perché appunto il cioccolato ci sta sempre bene. Perfetto, ora che abbiamo aggiunto questi due ingredienti, chiudiamo nuovamente il nostro boccale, posizioniamo il misurino e avviamo per 10 secondi velocità 4, giusto per appunto mescolare. Amalgamarlo tutto. Esatto, e aspettiamo questi 10 secondi. Ed ecco qui il nostro composto mescolato appunto. Ora non ci resta che prendere il boccale, posizionarci qui, prendere un piattino con dei cornflakes e adesso vediamo insieme fare delle palline dove appunto mettiamo i cereali. Vediamo insieme. Eccoli qua i nostri cornflakes, li abbiamo messi in un piatto. Esatto, prendiamo appunto una pallina di composto, la appoggiamo, la adagiamo nei nostri cornflakes e lo andiamo a coprire. Poi così non ci sporchiamo le mani, lo prendiamo semplicemente, togliamo quelli in eccesso, schiacciamo un pochettino, lo adagiamo nel nostro piatto per il forno.
e proseguiamo così con tutto il composto. Dovrebbero uscire circa una quindicina di biscotti secondo le quantità del bimbi. Secondo me ne usciranno molti di più, perché appunto se si fanno troppo grandi, cioè se si fa la pallina troppo grande, poi lievitando diventa enorme in forno, perché appunto c'è un po' di lievito. Quindi li faccio più piccolini, che rimangono più carini. Vi faccio una bella carrellata, guardate che belli che sono, stanno uscendo veramente veramente bene, divinamente. Eccoli qua, pronti per essere infornati, esatto. Quindi mettiamoli dentro. 180 gradi, forno statico, mi raccomando, e andiamo a metterli all'interno del forno per 15-20 minuti, comunque li teniamo controllati. Io per ora metto 15 e poi li guardo come sono. 15 minuti, circa 180 gradi, forno statico. Quindi ci rivediamo tra una quindicina di minuti. Eccoli qua, appena tirati fuori dal forno, guardate che belli, veramente veramente top. Assaggiamoli, direi che siamo pronti all'assaggio. Andiamo con questo piccolino e buon appetito a voi. Sono spaziali. Sono buoni? Questi biscotti sono proprio veramente top, soprattutto questa variante, ragazzi. Uvetta e gocce di cioccolato, Contente. Dovete assolutamente provarla. Eh sì. Grazie mille per aver visto la ricetta, eccoli qua, la ricetta fino alla fine. Ovviamente in descrizione trovate gli ingredienti, tutti i nostri link, tutti i nostri social, seguiteci, esatto. Su Instagram, TikTok, Telegram, ovviamente qui su YouTube, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e noi lasciate ci vediamo. Un bel like, mi raccomando. Un bel like, un bel commento e noi ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao. Ciao.